Ciao ragazze, bentornato in un nuovo video. Buon 2019 a tutti, anche se in ritardo, ma questo è il primo video che carico nel 2019 e sono veramente super super emozionata perché è tantissimo che non giro video. Si parla dall'incirca di 2 settimane. Ebbene sì, sembra meno, ma in realtà è passato tanto tempo. E oggi sono qui con un video per parlarvi dei miei top del 2018. Ovviamente è un video che mi piace vedere negli altri canali, quindi seguirlo perché mi interessa sempre scoprire tipo qualcosa, qualche prodotto diverso, ma mi piace tantissimo anche farlo perché è un video che comunque secondo me racchiude tutti gli acquisti del 2018, ma con i prodotti dove proprio che ci hanno fatto battere il cuore, quindi in particolare questi saranno i miei prodotti che continuerò sicuramente ad usare nel 2019 perché sono prodotti che appunto sì ho scoperto nel 2018 ma che non posso farne a me. Fatemi sapere se vi interessa anche un video dei flop del genere perché qualche bocciato, comunque qualcosa ve l'ho fatto vedere nel corso dell'anno, però ho qualche prodottino interessante purtroppo bocciato, quindi fatemi sapere se volete anche quello dei flop. Una novità che non posso non farvi vedere è lui, ovviamente sto parlando di Iki. Lui non capisce assolutamente cosa sta succedendo. Ecco, mi vuole dare, sì amore, dammi i bacini, tutti i bacini, ed è ovviamente il nuovo arrivato in casa nostra. Si chiama Iki, è un bel maschietto di Akita, somiglia un po' ad Aki. Non so quanti di voi, aspettate, lo metto giù perché pesa un quintale. Non so in quanti di voi si ricordano Aki, quindi il nostro cane che era morto quasi 4 anni fa ormai, e lui è arrivato da pochissimo, quindi siamo super super felici e non vedevo l'ora di presentarvelo anche a voi, anche se su Instagram l'avete già visto anche in azione, come dico io, perché è un terremoto, mangia qualsiasi cosa e rosicchia pure l'anima, veramente non so più come fare, sono disperata, quindi help, qualcuno mi aiuti. Allora, partirei con gli illuminanti. Nel 2018 ne ho acquistati veramente tanti, forse anche troppi per quello che poi è l'uso vero e proprio, però alla fine quelli che mi hanno proprio rubato il cuore, che proprio sono i miei preferiti in assoluto, sono due, ovvero uno è questo qui, che è tutto specchiato, quindi non vedete niente, il Pure, si chiama Pure Highlighter ed è di Primark, che ricorda tantissimo il pack di Fenty Beauty degli illuminanti. Questo è nel colore Arctic Ice ed è questo colore qui, che tra l'altro è anche quello che indosso, ma in modo molto soft perché questo scrive molto, è molto pigmentato e quindi ne basta veramente pochissimo. Quindi questo, sicuramente questo Rose Gold è uno dei miei super super top e tra l'altro è anche super low cost perché costa 4 euro. Altro invece che magari costa un pochino di più, ma credo che con questi illuminanti, anzi l'affermo senza dubbi, Kiko ha fatto praticamente centro, perché hanno fatto due colori ma sono uno più bello dell'altro. Ora io ne ho preso uno come rappresentanza, ma mi piacciono indistintamente tutti e due. Sto parlando degli illuminanti, questi qui della collezione Gold Waves, che è quella praticamente uscita, se non sbaglio, a primavera o estate, comunque giù di lì. Questo è bellissimo perché il colore 01, che è quello praticamente sul tipo sul avorio doratino, eccolo qui, guarda, cioè veramente ora non ve lo posso sbocciare sulle mani perché mi è ritornata la dermatite, ho delle mani assurde, però vedete il colore è questo qui ed è bellissimo, cioè è un illuminante che secondo me Kiko veramente ha fatto proprio centro con questi illuminanti. Siamo adesso ai blush. Allora, blush ne ho due, che sono quelli che mi hanno fatto proprio battere il cuore in tutto il 2018. Allora, il primo sto parlando del Blush Expert nella versione appunto matte di Astra, è questo blush qui, che è anche quello che indosso su oggi, non a caso, è veramente un blush che costa pochissimi euro, quindi veramente poco, ma ha una resa fantastica. Il colore è questo qui, è un colore come potete vedere tipo biscotto che va tipo tra il rosa e il pesca, ma è molto molto naturale, si adatta veramente a tantissimi tipi di trucchi, a tantissimi tipi di look. È il mio colore che ho scelto, il numero 02. Questo l'ho acquistato io online un po' a caso, devo dire la verità, quando avevo fatto un ordine per riprendere un altro prodotto che poi vi farò vedere dopo.
l'altro blushino che ho scelto è questo qui, sempre di Kiko, della collezione, se non sbaglio, sì, Dark 3 Azzurro, ed è il numero 03. Me l'avete visto citare veramente in tanti video, vi ho fatto una testa così e non potevo non menzionarlo per i preferiti del 2018. Anche qui è un colore molto tranquillo che si adatta a tanti tipi di look. Scusate, ma sono un po' raffreddata. Ed è comunque questo rosa mauve fantastico. Ha una buona pigmentazione, una buona durata. E quindi, se lo trovate saldi, questo colore non fatevelo scappare perché è veramente super, super top. Rimanendo in tema comunque di prodotti viso e anche di blush, ho scelto due palette che mi hanno accompagnato nel 2018 e che veramente io non posso farne a meno. Una in particolare, me l'avete visto veramente anche qui decantare su Instagram di continuo, cioè veramente c'era un periodo che ve la postavo di continuo anche nelle stories, e sto parlando della palettina di Astra. Questa qui è una palettina, secondo me, che veramente costa credo neanche 5 euro, 6 euro, ora non mi ricordo, perché questa io l'avevo ricevuta, ma cioè la prima l'ho ricevuta e poi ne ho riacquistate altre due per fare scorta. È la colorazione Pink Romance ed è questa palettina qui, dove potete vedere che c'è sia una polvere chiara per andare a fare appunto i chiari del contouring, la polvere scura per enfatizzare appunto le zone d'ombra, e poi abbiamo il blush e l'illuminante, che è qualcosa di wow anche qui, ed è un rose gold pazzesco, veramente per nulla polveroso, ma veramente stupendo. Io ho un'altra palettina dove ho già finito anche diversi prodotti, ne ho due, e veramente queste qui non ve le fate scappare perché costano pochissimo e hanno un'ottima resa. Per la versione invece high cost, perché quando ho potuto ho cercato di scegliere sia un prodotto low cost che uno high cost, ho scelto lei, che ovviamente oltre al pack veramente super super lussuoso, super elegante e bellissimo, perché non c'è niente da dire, è stranamente anche un prodotto valido. Dico stranamente perché di solito Too Faced nelle edizioni limitate cura il pack, cura tutto, ma si dimentica la cosa più importante, ovvero di dare, diciamo, una buona pigmentazione ai prodotti, una buona resa. In questo caso ha fatto tutto e quindi diamole un plauso, quindi meritava essere in questo video. Qui ha, vabbè, lo specchio gigante, e questi sono i colori. Allora, sono veramente stupendi, cioè sono delle polveri veramente pigmentate e che veramente durano. Quindi, sinceramente ve le straconsiglio se la trovate ancora, ma credo di sì, sul sito di Sephora dovrebbe esserci. In particolare io amo tantissimo il Pink Sand, che è questo blush qui nei toni appunto sempre del rosa mauve, che mi piace da morire. Questo lo trovo bellissimo, ma in primavera e estate, quindi un colore un po' più acceso, un po' più pazzerello, come dico io. E i due illuminanti sono veramente bellissimi entrambi, perché mi piacciono allo stesso modo. Preferisco forse il primo un pochino di più, però anche questo è valido e non gli si può dire niente. Per quanto riguarda le ciprie, non ho una cipria, diciamo, super top, preferita del 2018, ma senza dubbio ho voluto prendere lei, perché questa qui, più che come cipria su tutto il viso, io l'ho sempre usata per fissare il contorno occhi, quindi per fare, diciamo, una sorta di baking. E questa è la versione appunto coloratina, quella tipo giallo banana, infatti si chiama banana powder, ed è una cipria veramente di tutto rispetto, perché io questa ne ho già finita una, questa è la seconda che ricompro. Veramente impalpabile, non si vede, fissa veramente bene per fare il baking o comunque per andare a settare il contorno occhi, è low cost soprattutto e io l'adoro. Per quanto riguarda gli ombretti singoli, quest'anno ne ho 4 preferiti e devo dire che in tutto il 2018 ne ho comprati tantissimi, ma quelli che proprio trovo super particolare, sia per la texture, sia per le colorazioni e sia un po' per tutto, Iki non mi far cadere le palette, se no ti mangio, sono questi qui che ho voluto racchiudere nella categoria ombretti singoli. E mi sono questi due colori di Essence, che sono i miei super preferiti, e sto parlando ovviamente dei Melted Chrome, che sono praticamente, ora questo si è tutto sbriciolato perché è quasi finito, e questo era il colore 01, che è quello tipo sul rosa lilla molto metallico.
metallizzato, bellissimo. Trovo che questi ombretti, per quello che costano, sono veramente una garanzia. Durano da mattina a sera, con il primer sotto, sono stupendi, hanno dei riflessi metallizzati pazzeschi, costano veramente niente e lo ripeterò sempre, danno uno sguardo proprio magnetico, luminoso e sono veramente top. In particolare io amo questo colore qui che è lo 01 e questo che è tipo una sorta di platino che è lo 02, che è questo qui. Io li adoro entrambi. Ho scelto di inserire i due della Summer in LA di Pupa, che sono veramente i miei preferiti insieme a quelli Essence in assoluto per il 2018, proprio sono stati la vita, la scoperta. Sto parlando del colore questo qui 01, ecco, non lo leggevo, che è questa sorta di dorato molto particolare con 3000 riflessi. Poi ovviamente lo 02, che è un colore un po' più intenso, un po' più particolare, una specie di corallo ma anche con tipo un dorato, un pesca all'interno, quindi molto molto particolare. Per il 2018 ho comprato tantissime palette, ma ho dovuto veramente scegliere e fare un sunto della situazione e ho deciso di inserire queste palette qui. Allora, la prima è quella di Too Faced, questa qui, anche questa me l'avete sentita nominare veramente in tutte le salse e non potevo assolutamente non inserirla, vuoi perché ha il pack comunque tutto rosa, tutto glitterato, tutto unicornoso, quindi è proprio nel mio stile, e poi perché veramente i colori li ho usati tantissimo, penso si può anche vedere, vedete, sia questo ho usato tanto, questo e soprattutto questo qui che mi piaceva tantissimo quest'estate insieme anche a questo, quindi sono dei colori che ho sfruttato veramente tanto. L'avevo presa diciamo come una sfida perché non pensavo fosse veramente ottima come palette e soprattutto che poi alla fine questi colori così particolari li avrei usati spesso e invece veramente l'ho usata tantissimo, e quindi anche qui Too Faced ha fatto un ottimo ottimo lavoro. Andando con Too Faced, una che è uscita da relativamente poco e tra virgolette una più nuova, sto parlando della Gingerbread Spice, che è quella che praticamente è uscita diciamo un po' prima di Natale, sì, era tipo ottobre novembre se non mi ricordo male, è bellissima, io ve l'ho fatta anche vedere in un video e comunque ne abbiamo diciamo un po' parlato, ve l'ho svocciata, casomai vi metto il link comunque giù nell'info box di questo prodotto, è veramente è stupenda questa palette, l'ho usata tantissimo a dispetto di quello che pensavo, un po' come l'altra palette, perché si sa che poi alla fine delle palette non tutte le colorazioni magari sono di nostro gradimento, invece questa la trovo veramente bellissima sia per fare dei trucchi un po' più intensi sia comunque la parte questa qui diciamo da metà palette da questa parte per fare comunque dei trucchi un po' più neutri. Questa veramente, se non l'avete e state pensando più o meno a queste tonalità, ve la consiglio assolutamente perché è veramente ottima. Un'altra palette, ma questa qui che mi ha stupito in positivo e che ho scoperto quest'anno, è questa qui, sto parlando della Warm Temptation di Astra, questa per gli occhi che ho ricevuto io al Cosmoprof, ma mi piace veramente tanto, l'ho usata diverse volte anche se magari non può sembrare, ma l'ho usata, ne basta veramente poco. Vi ho fatto anche un Get Ready With Me, se non sbaglio era tipo marzo, con questa palette, sono tutti colori caldi, quindi segue il trend appunto dei colori caldi che era uscito quest'inverno e che non ci ha abbandonato per tutto l'anno, e questa veramente la trovo ottima, ha una buona scrivenza, una buona pigmentazione, per quello che costa propone veramente tantissimi tipi di colori. L'ultima palette che ho voluto inserire è senza dubbio lei, ovvero la Cover Shot di Smashbox, che io mi diverto sempre a giocarci in questo modo, ma l'ho voluta inserire, questa non l'ho acquistata io ma me l'avevano inviata, l'ho voluta inserire perché da quando appunto l'ho ricevuta io la sto usando sempre, anche oggi l'ho usata per questo look e vi faccio vedere che nonostante non ce l'ho da tantissimo, guardate già i colori, soprattutto questa parte che quella che mi trovo ad usare di più rispetto ai colori freddi, e questa parte vedete già è abbastanza usata, è una palette veramente proprio essenziale secondo me, nel senso che comunque sono colori appunto caldi e
freddi, ma che potete ricreare tantissimi tipi di look, da quelli più portabili, quindi più tra virgolette neutri, fino a dei look insomma abbinati. Magari vedete come ho fatto io, si può comunque usare come base tra virgolette per costruire il make-up. Io ho una palette che assolutamente da quando l'ho ricevuta mi è piaciuta tantissimo e la sto sfruttando. Ve la consiglio, e soprattutto date un occhio alle palettine di Smashbox perché sono veramente compatte, piccolissime, ma le polveri sono valide. Per rimanere in tema di ombretti, non potevo assolutamente non citare due dei miei super super preferiti, ovvero questo qui di Stila, che è l'ombretto liquido che si chiama Rose Gold Retro. È un colore veramente stupendo, anche questo ve l'ho fatto vedere tante volte, però mi piace tantissimo. È molto luminoso, dura veramente tantissimo, e questi ombretti di Stila sono veramente fantastici, così come diciamo il doppione, ma che secondo me doppione non è, perché comunque hanno una texture completamente diversa rispetto a quelli di Stila, che è anche il protagonista del trucco di oggi, che è questo colore qui bellissimo. E questo si chiama invece anche lui Rose Gold, però come potete vedere sono due colori nettamente diversi perché non c'entrano niente l'uno con l'altro. È questo color tipo rosa fragola, bellissimo, tutto metallizzato, che è veramente stupendo come colore. L'unica pecca di questi ombretti, che per esempio questo mi è successo proprio quando mi sono truccata, si rompe praticamente il, ora io non so, ecco, penso si veda, rimane dentro la protezione, quindi quando prendete il pennellino, il prodotto praticamente è tutto in questo modo nel bordo, e anche qui vedete si accumula tantissimo prodotto e non si riesce neanche più a chiudere bene perché si fa così, però vedete ruota sempre perché non ha più lo scatto con la protezione, ed è un peccato perché sì, sono low cost, però siccome sono veramente belli come ombretti è un peccato che hanno un pack così cheap. Per quanto riguarda la matita nera, la scoperta del 2018 è sicuramente la matita di Wycon. Anche qui me l'avete vista nominare veramente in tutti i video. E questa è la Deep Black 01, quindi la long lasting della linea base di Wycon. Ho la nera, ho anche la marrone. E veramente le adoro. Anche qui ce l'ho anche oggi su nella rima interna ed esterna dell'occhio, e sono veramente stupende. Non è waterproof se non mi ricordo male, però dura veramente tantissimo. Per quanto riguarda il mascara, credo che qui potete assolutamente essere voi testimoni e potete dire direttamente al mio posto quale mascara voglio inserire nei top del 2018. E ovviamente non poteva mancare il Lash of the Day di Essence. È il mascara, anche qui ce l'ho su anche oggi l'ho messo solo mascara a due passate, quindi senza nulla sotto, senza le fibre, ma anche qui voglio citare le fibre perché per me sono state una scoperta assoluta del 2018, e sono due prodotti che io veramente non riesco proprio a separarmene. Sono super super low cost perché appunto stiamo parlando di Essence, sono super validi. Questo mascara dà veramente un volume e allunga le ciglia in un modo fantastico, se poi lo mettete in combo con questo, che ve lo dico a fare. Per quanto riguarda invece le sopracciglia, ce l'ho su anche oggi la combo, ma ovviamente anche qui ne ho finite tantissime di queste matite, quindi potete rispondere voi sicuramente al posto mio, e sto parlando della Precision Eyebrow Pencil di Kiko. Per me, da quando uso la con questo mascara sopracciglia colorato praticamente in combo, io ho le sopracciglia veramente perfette da mattina a sera, disegnate in un modo veramente perfetto senza spendere un capitale per fare le sopracciglia tipo con altri prodotti appunto diciamo più decantati e più costosi. Passiamo adesso ai primer. Allora, anche qui, se seguite assiduamente i miei video, credo che ormai la risposta credo che sia ovvia. Per quanto riguarda il primer viso, la super scoperta di quest'anno è stato lui, ovvero il primer, questo qui di Essence, la versione mattificante con appunto che va diciamo anche un po' a riempire i pori, quello con argilla, quindi argilla nera, non so perché mi veniva da dire carbone, e sto parlando appunto di lui, che sapete che io lo adoro. Questo è quasi finito, ne ho già ricomprato un altro di scorta, e quindi assolutamente per me è un primer che, se avete la pelle comunque molto grassa, comunque grassa, mista, eccetera, eccetera, avete bisogno di qualcosa che vada a minimizzare i pori e comunque a opacizzare nello stesso tempo, affidatevi a lui, poco prezzo ma gran prodotto.
Anche qui credo che ormai l'ho detto in tanti video, il mio primer occhi scoperto del 2018 è lui, ovvero il Photo Finish 24 ore Shadow Primer di Smashbox. Come potete vedere il tubetto è ben schiacciato, ve l'ho fatto vedere anche in qualche Get Ready With Me o comunque ve ne avevo già parlato quando l'ho ricevuto e sicuramente ha sostituito lo Shadow Insurance di Too Faced perché questo lo trovo di gran lunga superiore a quello. Per quanto riguarda i setting spray, devo dire che sono stata molto combattuta, ma alla fine non ho avuto dubbi e sono quelli che ho usato di più. E sto parlando di lui, il Peach Mist, lo spray quello in versione opacizzante, quindi mattificante di Too Faced, profumato alla pesca. Io lo adoro perché veramente lo uso sia a volte prima di truccarmi, sia anche dopo, e soprattutto dopo il risultato è veramente impeccabile. Aiuta tantissimo, quando non lo metto la differenza comunque lo vedo, e nel mio caso questo qui veramente mi è piaciuto tantissimo. Un altro prodotto stile sempre setting spray, ma che comunque io uso non come setting spray, ma lo uso per intensificare gli ombretti, quelli che magari hanno bisogno di un aiuto in più. Sto parlando di lui, anche questo me l'avete visto usare sicuramente diverse volte, ve ne ho già parlato. Io ne avevo finito già due, questo è il terzo, infatti lo vedete nuovo per questo, perché l'altro è nei prodotti finiti e io lo adoro. A volte mi è capitato di spruzzarlo comunque per fissare il make-up, però come fissante devo dire che preferisco altro, ecco, se posso preferisco altro, ma per bagnare i pennelli, bagnare le spugnette prima di applicare per esempio il correttore con la spugnetta o il fondotinta con un determinato pennello, questo farà al caso vostro, è low cost e quindi risparmiate anche. Per quanto riguarda invece le basi, qui devo dire che nel 2018 ho comprato qualche fondotinta. Allora, non vi cito Fenty Beauty perché ormai vi ho fatto due scatole così per non dire altro e quindi sarei super super ripetitiva. Quindi quello lì non l'ho inserito al momento anche perché ne ho già finiti due e praticamente devo ricomprare il terzo, quindi ricomprerò sicuramente il terzo perché è uno dei miei fondotinta che sapete io amo. Però vi ho voluto citare questi due, che sono per me le scoperte proprio del 2018, quindi di quest'anno. Sto parlando, uno è questo qui, il Dior Backstage, che io ho nel colore 1,5N ed è veramente stupenda. Anche di questo vi ho fatto un video dove ve ne ho parlato, dove l'applicavamo insieme, ne parlavamo insieme, ed è un fondotinta, è leggero perché non ha una coprenza chissà che. Però è leggero, ma allo stesso tempo però comunque va, diciamo, a minimizzare le varie problematiche del viso e comunque ha un'ottima ottima durata. Questo è un fondo che assolutamente per pelli miste lo consiglio. Forse non lo consiglierei per pelli super super grasse perché ho paura che praticamente con l'untuosità dopo un po' scivola via, però devo dire che sulla mia pelle è il top. Un altro fondotinta scoperta che ovviamente anche di questo vi ho fatto il video applicazione, ne abbiamo parlato insieme e ve l'ho citato tante volte, è lui, ovviamente lo Studio Skin 15 ore Hydrating Foundation di Smashbox. Anche questo l'ho ricevuto, io ho il colore 1.0, è quello che anche oggi ho su indosso perché lo sto usando veramente tantissimo ed è la scoperta proprio del 2018, degli ultimi mesi comunque del 2018. È un fondo che l'unica cosa che, come vi dicevo nelle scoperte, l'unica cosa che non sono d'accordo con Smashbox è il fatto che ha una coprenza super super forte, tra virgolette, quindi high coverage, ma in realtà io lo trovo invece massimo media coprenza, quindi non più di quello. Stratificabile, sì, per carità, però non ha, secondo me, proprio una coprenza piena. Però nel complesso rimane un fondotinta facilissimo da stendere, che non necessita di grosse premure nella stesura. Si fissa immediatamente, mi piace tantissimo, dura veramente tantissimo durante la giornata. Calcolate che di solito io lo applico la mattina tipo verso le 6, 6 e mezza, e io di solito la sera quando mi strucco, tipo fa conto verso le 7, le 8 di sera, il fondotinta nel dischetto lo trovi ancora, c'è sempre, e quindi anche sul viso ha un'ottima resa. Tra l'altro poi altra cosa che vi voglio segnalare di questo prodotto è che io lo consiglio a pelli da normali a normali grasse. Non lo consiglio assolutamente sulle pelli secche, perché sulle pelli
pelli secche enfatizza tantissimo le pellicine del viso, quindi le parti secche, e trovo che sia veramente bruttissimo da vedere. Quindi se non avete quel tipo di categoria di pelle, allora prendetelo perché veramente è top. Un correttore che ho scoperto nel 2018 e che assolutamente devo inserire in questo video perché merita è il correttore di Too Faced, il Bordis Way, non l'ultimo uscito ma quello prima. Io ho il colore light e ho una mini size, ma mi piace veramente tantissimo perché ha una coprenza leggera barra media, non va nelle pieghe, nel mio caso non mi va nelle pieghe, ma tanto io non ho fortunatamente nulla di che cosa coprire, quindi non ho problemi in questo senso, però dà questo aspetto al contorno occhi leggero ma veramente quasi illuminato, che è veramente stupendo. Ne basta pochissimo, non bisogna metterne quantità estreme. Il mio ho dovuto levare anche qui il tappo di il sifter, come si chiama, sì, qualcosa di plastico, insomma ci siamo capiti, perché vedete è finito il mio, cioè ci saranno se no una, due applicazioni, no forse due, sto esagerando, forse un'applicazione, però sicuramente è uno di quelli che per questa motivazione lo ricomprerei senza problemi. Un'altra cosa che nel 2018 ho continuato ad usare come se non ci fosse un domani è sicuramente lui, vabbè ora ho preso questo qui che è il limited edition, però sicuramente tutti, perché vedete che io ne ho tantissimi e li uso veramente tanto, sono gli igienizzanti mani di Mercy Andy. Io li amo, cioè veramente li amo alla follia, ma questo da 3 anni, quindi non da ora. Però appunto volevo citarlo perché anche lui mi ha accompagnato in tutto il 2018. Siamo all'ultima categoria, prodotti labbra, e qui veramente ne ho diversi perché non mi sono regolata e non ho saputo scegliere, vi dico la verità. Allora, sicuramente una matita che vi ho fatto anche qui due scatole enormi è questa qui di Kiko, che io amo alla follia questo colore, ce l'ho su anche oggi insieme a un altro rossetto che vi faccio vedere dopo. Sto parlando ormai la sua memoria della 405, che è questo rosa mauve, praticamente fantastico. Io ne ho finite diverse di queste matite, se mi seguite lo sapete, e ne andrò a ricomprare ancora di nuovo altre perché veramente me le mangio, cioè proprio me le mangio a colazione, ma è una matita veramente stupenda che se vi piace questo tipo di colore è sicuramente top. È opaca, dura veramente a lungo, a volte io la metto anche per contornare tutte le labbra senza rossetti, senza nulla, e ha veramente un'ottima durata. A me queste matite automatiche di Kiko per le labbra mi strapiacciono, sono low cost e veramente hanno una resa pazzesca. Già che ci siamo, vi dico il rossetto anche che indosso insieme alla matita, ovvero sto parlando del rossetto di Essence, questo qui che avevo fatto vedere in diversi video. Questo è praticamente il Velvet Matte Lipstick del colore 04, che è bellissimo, cioè soprattutto con quella matita sta da Dio, lo potete vedere indossato sulle mie labbra, ed è questo malva qui che è bellissimo, veramente stupendo. Sono dei rossetti confortevoli, nonostante sono velvet matte, ma hanno proprio questo finish velluto sulle labbra, ma che rimangono opachi, non seccano tanto le labbra, e questi rossetti di Essence io li stradoro. Andateli a prendere perché veramente sono stupendi. Io vi consiglio sempre di contornare le labbra con una matita e poi metterli sopra, di non usarli da soli, perché secondo me, essendo che comunque sono dei rossetti un attimino più cremosi, potrebbero insomma migrare, andarsene tranquillamente in giro. Io da quando li metto con la matita non mi è mai successo e li adoro. In particolare ho lo 04, questo qui, ma ho anche un rosso che è bellissimo, veramente bello, l'ho usato già tante volte e mi piace tantissimo, ma volevo citarvi anche lo 02, che è invece un rosa un po' più chiaro, un po' più labbra naturali, e anche questo lo uso veramente tantissimo. Un altro rossetto che veramente mi ha accompagnato nel 2018, prima di finire quello in full size, poi ho comprato questo in mini size e poi ne ho ripreso un altro in full size, quindi per dirvi l'amore assoluto verso questo colore, sto parlando del rossetto Mer di MAC, che è questo qui, ed è bellissimo veramente, è un colore secondo me elegante, come vi ho scritto anche su Instagram, vi ho fatto un post, è un colore super elegante, super raffinato, che dà quel tocco di colore alle labbra ma senza mai esagerare, va bene anche per tutti i giorni con un trucco anche semplicissimo, è veramente è qualcosa di bellissimo.
finire con i rossetti, due che mi hanno accompagnato in tutto il 2018 e sicuramente non ne potete più perché me l'avete visto ad usare soprattutto uno anche in tantissime foto su Instagram, che quando avevo un rossetto rosso ormai anche voi indovinavate che rossetto era. Sto parlando di lui, questo qui di Kiko, che è il numero 07. Eccolo qui, che si chiama Instant Color Matte Liquid Lip Color, c'è un nome più corto, no? Comunque questo qui che io abbino sempre però a una matita sotto e lo trovo veramente super duraturo e stupendo. E per finire, l'ultimo rossetto liquido, perché sapete che io amo i rossetti liquidi in un modo pazzesco, non potevo non citare, sempre di Kiko, questo qui della Dark Treasure. In realtà ne ho tre e mi piacciono tutti indistintamente, però questo è quello che ho usato un po' di più, ecco, quindi per questo l'ho inserito soprattutto questo colore. È lo 05 come numerazione ed è questo colore bellissimo, guardate, cioè è stupendo. No, è un rosso fragola, veramente bellissimo, quasi tendente un po' al fucsia. E questo per me veramente sono i rossetti liquidi per eccellenza perché non mi seccano le labbra, anche qui lo uso in combo con la sua matita e io veramente li adoro. Ovviamente parlando di labbra, ve l'ho lasciato per ultimo, una super scoperta del 2018 sono stati, ora io ho questo colore in particolare che è l'over, che ho preso, però veramente questi io ne ho diversi e sono stati la super scoperta in assoluto. Sto parlando dei Super Stay Matte Ink di Maybelline. Allora, questi sono i rossetti liquidi per credo per eccellenza i più duraturi che io abbia mai provato in tutta la mia vita, quelli che proprio li metti la mattina, mangi, fai 3.000 cose, ma fino a sera praticamente sono lì immobili, quasi anche difficili da struccare, ma sono i miei top in assoluto. Quando voglio il rossetto liquido, che devo stare tantissime ore fuori e quindi voglio una durata veramente estrema, ma nel vero senso della parola, perché non si schiodano dalle labbra in nessun modo, ovviamente scelgo sempre l'oro. Maybelline con questi rossetti, secondo me, ha fatto praticamente la rivoluzione, proprio ha creato la storia dei rossetti liquidi, perché una durata così estrema in un prodotto del genere io non l'ho mai vista, onestamente. Ora scrivetemelo sotto se voi l'avete mai vista, ma io non l'ho mai vista. Quindi per me loro sono i top best in assoluto proprio del 2018, quelli che praticamente proprio l'invenzione del secolo, secondo me. Cioè, io mi sono gasata tantissimo per questi rossetti liquidi, ma sapete che io li amo proprio tantissimo. L'over, poi, tra l'altro, è uno dei colori che è andato proprio sold out in 3 secondi, come dico io, era impossibile da trovare ovunque. E senza dubbio, è uno dei miei colori preferiti. E per finire con la carrellata dei prodotti top del 2018, questo, diciamo, è un prodotto che però ho scoperto solo negli ultimi. Nelle ultime settimane del 2018, però ve l'ho voluto inserire perché appunto è un prodotto che comunque ho usato, mi piace tantissimo e quindi merita di essere inserito ed è la Peel Off Mask di Origins. Allora, questa è della linea Ginseng ed è questa qui, è una maschera, vi metterò una foto qui perché ha un colore pazzesco ed è stranissima. Vi metto la foto qui. Che è quella che vi ho postato su Instagram, che vi ho fatto vedere quando appunto avevo fatto la maschera. L'avevo già usata diverse volte, infatti secondo me il tubetto è già a metà tipo, ed è una maschera veramente stupenda. Lascia una pelle proprio super super morbida, molto molto luminosa, cioè sembra tipo una maschera tipo detox che vi purifica veramente la pelle, non in senso proprio stretto del termine purificare, ma proprio perché ve la va proprio a tipo a sbiancare quasi, io non so come spiegarlo, però veramente mi è piaciuta tantissimo. È una maschera che veramente ho scoperto e sto usando con tanto piacere, nonostante io sono un tipo che odio le maschere peel off, e questo ve l'ho sempre detto, preferisco quelle in tessuto perché sono più pratiche e più veloci, ma questa riesce proprio a creare proprio
tutta il film praticamente della maschera. Ho solo, diciamo, avuto fatica un pochino qui sotto il mento e qui ai lati a rimuoverla, però veramente è stata semplicissima. Poi con un po' d'acqua calda l'ho sciolta e quindi assolutamente top. Ha un odore pazzesco ai frutti e tipo agli agrumi, qualcosa del genere, ma è veramente ottima. Avete proprio tipo, se fate serata, come dico io, e quindi fate veramente nottata, avete tipo l'indomani mattina un viso veramente affaticato, stanco e segnato, questo farà il caso vostro, perché in pochissimi minuti, in 7 minuti che la dovete tenere in posa, va proprio a risvegliare proprio la pelle e a illuminarla, e quindi veramente dà uno sguardo e un viso tipo fresco e riposato. Io non ci volevo credere, ma quando l'ho fatta veramente sono rimasta così senza parole, e contiene infatti anche caffè e praticamente il ginseng, appunto. Ovviamente potete trovare le maschere Origins, le potete trovare sia sul loro sito, che vi metterò comunque tutto nell'info box, li potete trovare da Sephora, li potete trovare fisicamente anche a Milano e Roma, che hanno due punti vendita, e comunque da Sephora anche online o in negozio si trovano sempre. Se non erro, un costo di 25 € per 75 ml di prodotto e con un PAO di 24 mesi, e veramente io me ne sono innamorata, mi è piaciuta tantissimo come maschera. Questa l'ho ricevuta appunto in collaborazione con Octoly e con il brand, che ovviamente ringrazio per avermi scelta, e veramente ve la straconsiglio perché è veramente un prodotto super super top. Bene ragazze, noi con tutti i top del 2018 abbiamo chiuso praticamente tutto l'anno, un intero anno di shopping. Fatemi sapere quali sono i vostri top, se appunto volete anche il video dei flop, quindi fatemelo sapere, ditemi tutto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!